Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno, ciao Emil, vincitore della Lega Sub, ciao Fabio, Daniele, Way, Andrex, grande per il Prime, 6 mesi insieme, grande, grande, numero uno, ciao Way, ciao Fausto, ciao ragazzi, quando parte la Lega Sub? Venerdì sera, venerdì sera, e infatti vi invito a mandarmi i vostri quintetti, se volete anche i minutaggi, in ogni caso me ne sono già arrivati un pochettini. Per la precisione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ma mancano tutti gli altri. Ciao Parcheggio, ciao Farma. Appena tornato dalle ferie ho già rischiato il lavoro. Buon inizio settimana, molto bene, ciao Marco. Ciao Adri comunque. Allora, come vanno i preparativi per la Lega Sub, dici? In 8 mi avete mandato il quintetto base, sesto uomo e qualcuno anche i minutaggi. E li devo inserire nel gioco, ma insomma me li sto segnando tutti nel foglio Google, quello condiviso, che se volete vi ricondivido per l'ennesima volta qua in chat. Allora ragazzi, come al solito, pausa pranzo, la serata prima del possibile titolo di Giannis e dei Milwaukee Bucks. Chi avresti chiamato al posto di JaVale? Nessuno, va benissimo, JaValone. JaVale McGee allenato da Greg Popovich. Ah, un sogno, un sogno. Comunque, in realtà sì, sono venute fuori un po' di polemiche su Trae Young, su Julius Randle, che non è stato chiamato per Team USA, ma insomma, vabbè, comunque di talento ne hanno sufficiente. Per aggiudicarsi l'oro olimpico. Poi io, il preolimpico non è che sia proprio andato benissimo per gli Stati Uniti, ma tant'è. JaVale chiamato solo per i vlog, vero? Tra l'altro adesso ci sarà il vlog di JaVale McGee, ci sarà il vlog di Matisse Thybulle per l'Australia, insomma, ci saranno vlog a destra e a sinistra, ci sarà anche il mio vlog direttamente dal mare, volendo. Allora, siamo alla vigilia di quello che potrebbe essere il primo. Un attimo che spengo qua. Ok. Alla vigilia di quello che potrebbe essere il primo titolo di targato Giannis. Il primo titolo per Budenholzer, per Middleton. Però ancora non è finita, ragazzi. Ancora non è finita. Gara 6. Si gioca a Milwaukee. Chiaramente Milwaukee avrà giocherà la partita della vita. Bisogna sempre capire se la paura di vincere è più alta rispetto alza troppo il livello di tensione. Vediamo, allora, pronostico, facciamo una prediction a questo punto per gara 6. Ciao Silent. Allora, via il pronostico. Gara 6 NBA Finals. Bucks Suns. Lo faccio andare avanti mezz'oretta, sto pronostico, via. Mezz'oretta. Allora, il pronostico è attivo, mi raccomando. Scommettete i vostri scalabrini, poi se mi ricordo di dare l'esito, tanto meglio. Ciao Lucky. Per come sono andate le cose, Milwaukee la vince, ma incrocio le dita per vedere una gara 7, che sarebbe in casa di Phoenix. Quindi, insomma, in passato abbiamo visto più volte squadre vincere fuori casa in un elimination game, tipo nel 2019 sul 3-1 i Warriors hanno vinto a Toronto la partita del 3-2 e poi hanno perso 4-2 in casa. Tante volte, insomma, tante volte. 2016 la vittoria di LeBron a Golden State a Oakland e dopo la vittoria anche in gara 7 a Oakland. Insomma, ce n'è. Quindi non è ancora scritta, ogni partita a sé stante. Buongiorno, Engine. Io se fossi Milwaukee licenzierei Bud anche se dovessero vincere. Beh, vabbè, poraccio, poraccio. Guardiamo gli highlights di Team USA Spagna. Direi di sì, dai, potrebbe essere una buona idea. Non me l'ero segnato in scaletta, ma ce li guardiamo. Allora, in scaletta mi sono segnato. Scaletta, poi. Scalettissima. Allora, previsioni gara 6 finale NBA. Vabbè, c'è la prediction attiva, quindi scommettete, scommettete. Ti vedo a Smart Box TV, ma ti commento da Cell, pensa che bravo. Numero 1. Ciao
Serve capire quanto Clippers è rimasto in Chris Paul. Bravo. Oggi fai diretta per la partita? Se sto bene fisicamente potrei anche pensarci. Vediamo. Purtroppo è un periodo in cui sono veramente stanco morto e non riesco proprio a rimanere sveglio la notte. Ci provo. Franz, se Giannis vince l'anello vale più questo o quello di KD? Beh, vale molto di più questo, posso dirtelo. Vabbè, ma poi ogni anello è difficile, ragazzi. Mo KD ha detto che la finale del 2017 è stata la più equilibrata della storia. Va bene. Ciao, macellaio. Allora, comunque, i temi erano previsioni per gara 6 finale NBA. Le 5 offerte possibili che possono arrivare sul tavolo dei Detroit Pistons per sacrificare la scelta numero 1, che significherebbe Cade Cunningham. Ho fatto un post su Instagram questa mattina in cui ho riportato sostanzialmente il quello che ha riportato il sito di Sky, cioè queste 5 ipotesi di trade. Marco, ho visto, sì, tutti derivano da Greg Popovich, compreso Budenholzer. Poi ci sono delle ciambelle che riescono meglio, ciambelle che riescono peggio. Comunque, Cade Cunningham, quindi 5 trade, poi casomai vi faccio votare quale secondo voi sarebbe la più vantaggiosa. Poi, ipotesi di trade per Bogdanovic e Joe Ingles a Utah. E non è da sottovalutare, ciao Miki, perché intanto Utah è stata la squadra col miglior record NBA quest'anno. Ingles e Bogdanovic sono stati due giocatori essenziali per questo tipo di record. Anche per Derek Favors Utah ascolterà offerte. Però a questo punto mi viene da dire, se danno via due giocatori di questo tipo, di questo livello, vogliono arrivare a una terza stella, posto che Gobert di fatto una superstar lo è, anche se poi nei playoff abbiamo visto quello che non fa. Quindi l'analisi sui draftabili la faremo più avanti, a ridosso del draft, ma tanto i nomi sono sempre quelli, insomma. Quindi, ipotesi di trade per Bogdanovic e Ingles. Vabbè, l'ha detto Kevin Durant, non l'ho detto io, lo hanno detto solo per vedere cosa offrono in cambio per me. Potrebbe essere anche una sorta di pretattica. Io mi sono scritto un po' di nomi, poi casomai ci ragioniamo insieme. Poi alcune altre news dal mondo NBA, ne parleremo poi con calma dopo. E poi la situazione di Portland, perché diciamo che Lillard ha detto che vorrebbe giocare tutta la carriera a Portland, però bisogna che Portland attrezzi una squadra come si deve, ma chi possono mai prendere per fare in modo che Portland possa diventare così com'è una squadra da titolo? Credo nessuno allo stato attuale delle cose. L'unico nome che sappiamo tutti uscire è quello di Kawhi, che sarà fermo tutto l'anno prossimo, quindi la situazione non è delle migliori per Portland per riuscire a costruire qualcosa di buono. Allora, partiamo con le previsioni per gara 6 finali NBA. La prediction è attiva, ragazzi, quindi scommettete i vostri scalabrini. Ditemi la vostra in chat, perché per me sarà una partita che o prende... Allora, o sarà una partita alla gara 6 Boston Lakers 2008, come mi ha scritto giustamente qualcuno, non ricordo dove, se su Instagram o altrove. Cioè, una partita che dall'inizio viene indirizzata e finisce in goleada per i Milwaukee Bucks. Ricordiamo che quella gara 6 finì a più 40 Boston sui Lakers di Kobe e Gasol. Oppure, secondo me, molto, come ho detto nel video su YouTube, dipenderà dall'approccio e dai primi minuti, primi 5-6 minuti, 10 minuti di gioco di Chris Paul. Perché Chris Paul è quello che trascina emotivamente tutta la squadra. Se parte forte, secondo me la squadra lo segue e i Suns hanno una buona opportunità. Se invece Chris Paul parte male, la vedo brutta. Scalabrini. Scalabrini torna a giocare e va a Portland, no? Giocatore chiave della partita Frank the Tank Kaminsky, sempre e comunque per il tifo che fa in panchina. In qualsiasi caso sarà un bagno di sangue. Beh, oddio.
Io so solo che metterò la sveglia alle 7:55 e cercherò di non spoilerarmi nulla. Sarà dura, Emil, sarà dura, soprattutto nel caso dovesse vincere Milwaukee. Anche perché i post della giornata tipo e di overtime sono già lì pronti, che te credi? Partita alla gara 6 Lakers Heat 2008, ho detto, no 2020. Ah sì, partita alla gara 6 Lakers Heat 2020, anche, esatto. Sì, una sorta di debacle completa, in cui sostanzialmente... Però i Suns non li vedo scarichi fisicamente, come lo erano i Miami Heat l'anno scorso poi in realtà, qualche mese fa. I Phoenix Suns stanno bene fisicamente, tutto sommato, c'è solo la grande incognita legata al polso, mano, spalla di Chris Paul, però non sembrano stanchi, ecco, non sembrano stanchi. Buongiorno Matte, qua partono allarmi, via. Secondo me sarà combattuta e i Suns prenderanno il largo nel terzo, ma io non ne azzecco una, quindi vittoria facile Bucks, mi fa piacere. Padre, entro quando la squadra per la Sub League? Il prima possibile, Lilfra. Prima possibile perché venerdì si parte. Meglio la coppia Durant Lillard o Durant Irving? Uguale. Meglio la coppia Durant chiunque altro. Io credo nell'orgoglio di Chris Paul, motivato anche dalla domanda del giornalista a Booker. Può essere un buon spunto per partire forte anche quello. Chris Paul non sta bene, è infortunato secondo me, secondo te, secondo molti in realtà, secondo molti, speriamo di no, sarebbe veramente brutto per l'ennesima volta che arrivasse a tanto così dal titolo per poi farsi male. Qua c'è la rapina alla zecca di Stato, ragazzi, vabbè, stanno, è la casa de Papel. Finale più equilibrata che ricordi? E partita per partita... Allora, 2016 le prime 4 partite sono state bruttine. Nel senso, scarti ampi e poco equilibrate. Dalla 5, 6 e 7, soprattutto la 5 e la 7, in realtà anche la 6 è stata abbastanza pendente a favore di Cleveland, ma la 5 e la 7... Sono state equilibratissime. La serie più equilibrata nel complesso che io ricordi a livello di serie finale NBA o Spurs-Pistons del 2005 che credo proprio era lotta, ogni partita era lotta veramente. Dallas Miami 2011, nì. Sì, sono state 6 partite tirate. Spurs Heat 2013, ecco, Spurs Heat 2013, è che non ricordo risultati partita per partita, però cioè dovrei andare a rivedermeli. Houston New York 94, vabbè, ok, sì, si torna agli anni 90 in quel caso, però... Sì, parlavo di serie finali io, insomma. Chiaramente si pensa alle Signo, si pensa sempre a quelle finali arrivate a gara 7. Lakers-Boston 2010 è stata una serie molto equilibrata e posso dirti la verità, non bellissima. Non bellissima da un punto di vista tecnico, molto dura, molto dura. Tra l'altro Kobe tirò per tutta la serie finale con delle percentuali obbrobriose contro quei Celtics e secondo me quelle finali 2010 non le vinse tanto lui, le vinsero a tratti Ron Artest, a tratti Pau Gasol, un paio di partite chiaro anche Kobe, ma ci fu tanto Odom, ci fu tanto del supporting cast in quella serie del 2010. Magic Pistons conti Mac? No, cioè, primo turno, con i Magic sopra 3-1 e poi rimontati 4-3. Sì, beh, T-Mac nelle prime 4 partite di quella serie fu devastante. Celtics meno mati dagli infortuni, se no finiva in 5 gare per Boston, non lo sapremo mai. Ciao Paolo. Franz, cosa ne pensi della carriera di Ron Artest? Beh, penso abbia fatto quello che poteva fare oggettivamente col talento a sua disposizione.
poi aveva evidenti problemi psicologici, psichici, psichiatrici, ma penso che sia stato uno dei migliori difensori come durezza proprio in era moderna. Anche Raptors-Warriors per certi versi è stata una battaglia continua, sì, però condizionata molto dagli infortuni. Franz, ma devo inviare i minutaggi della Lega Sub entro venerdì? Il prima possibile, Paolo, sì. Possibilmente prima di venerdì. Se vuoi inviare i minutaggi, se no mi bastano il quintetto base e il sesto uomo. Pechecco, non credi che alla domanda dei giornalisti Booker avre? Anche secondo me Booker avre. Avrebbe dovuto prendere le difese di Chris Paul? Beh, di fatto lo ha fatto, Pechecco. Cioè, ha risposto next question please, che con la faccia anche abbastanza scazzata, dicendo sostanzialmente ma che cazzo di domande fai? Cioè, l'ha fatto. Era un modo per praticamente non cagare nemmeno quella domanda. Tra l'altro proprio faccia da culo. Cioè, voglio dire, fai una domanda su quanto sia frustrato Devin Booker nei confronti di Chris Paul. O per Chris Paul. Poi bisogna capire il senso. Cioè, probabilmente era una domanda da fare a Chris Paul stesso. Cioè, quanto sei frustrato dal... E poi comunque, sì, è il lavoro dei giornalisti, per carità. Per carità, cioè il lavoro dei giornalisti. Cioè, è una domanda di merda. Anche perché, ribadisco, andiamo a vederci le statistiche di Chris Paul in gara 5. Ha giocato una signora partita e che si chiama Chris Paul e ti aspetti sempre che sia lui a prendere i tiri quando conta nel clutch, che non perda o che comunque abbia lui la palla in mano sui finali. In realtà ha tirato con percentuali ottime. Ha perso un pallone solo. E non è stato nel vivo del gioco come ti aspetteresti da un Chris Paul, ma la sua partita l'ha fatta a livello statistico. È che l'asticella è sempre veramente sempre troppo alta. Magari semplicemente i Suns hanno detto, o anche Chris Paul stesso ha detto, cazzo, è in serata Devin Booker, diamo la palla a lui. Magari è lo stesso Chris Paul che ha detto diamo la palla a Booker perché è in serata. E quindi non lo sapremo, cioè, criticare Chris Paul perché per tre partite di fila perde 4, 5, 6 palle quando Harden le perde di media partita, cioè, ci rendiamo conto? Ecco. I primi movimenti dici tocca aspettare il draft e per rispondere alla domanda del tuo post se fossi Pistons terrei la scelta. Ok, quindi diciamo hai introdotto a quello che è il tema successivo, alle previsioni di gara 6 e poi ai discorsi legati alle finals. Di cosa parlava Chinellato all'evento di ieri? Allora, ieri sono stato alla presentazione di King, la biografia di LeBron James scritto da Davide Chinellato che era qui a Padova. E diciamo l'intervista, diciamo, erano sul palco lui e Davide Piacentini e sono andato a vederli, così finalmente ho conosciuto di persona anche il Piase, per cui sono andato a vedermi la presentazione del libro live. Hanno parlato di LeBron James per un'oretta e 20, un'oretta e mezza. Può essere l'età, l'essigno, può essere tutto. In verità l'ha fatto di proposito per caricare Chris Paul, è tutta una tattica che ha pensato dopo la visione di The Last Dance. Cioè, quindi l'ha fatto apposta il giornalista a fare quella domanda, così Chris Paul parte gasato in gara 6. Vabbè, quindi era un giornalista di Phoenix. Il lavoro dei giornalisti però non è fare domande a caso, ci sono intere compilation di domande simili fatte solo per tirarci fuori una frasetta e fare il titolone alla Booker non vuole più giocare con Chris Paul o qualcosa del genere, è vero. Anche questo è vero. Ciao Franz, ciao Mad. Padre, ma quando uscirà il video riassunto di questa stagione? Quando parlerai dell'infortunio di LeBron dirai come predetto da mio figlio? No, l'ho già scritto il testo. Sto aspettando che finisca la stagione per scrivere la parte finale. Diciamo che è più semplice parlare in maniera più o meno epica di stagioni passate, perché questa qua ormai tutti ce l'abbiamo negli occhi. È molto più descrittivo come video rispetto agli anni precedenti. Te lo anticipo. Poi qualcosa ci metto dentro, ma vediamo. Buongiorno Rayjon, buongiorno. Allora, è bella la biografia, merita di essere comprata. Non l'ho letta, già sto totto, non l'ho letta. Perché tendenzialmente io,
come dire, gradisco di più libri un po' più particolari riguardo al basket rispetto alle biografie. Per cui non lo so, lo leggerò prima o poi sicuramente. Tieni conto che un libro su LeBron James l'aveva già scritto, la biografia di LeBron l'aveva già scritta Mazzella qualche anno fa. Recentemente anche Piacentini ha fatto uscire un libro sull'ultima stagione di LeBron ai Lakers dell'anno scorso. Quindi insomma, sì Paolo, se tu vai sul sito di Sky sono 5 ipotesi di trade che queste squadre potrebbero fare per provare a puntare alla 1. Si sono dichiarati interessati alla prima scelta, però Mazzella di Overtime sì, però non ancora offerte ufficiali non ce ne sono, chiaramente. Quando li inviti di nuovo in live il buon Piase? Ci siamo messi d'accordo ieri per fare una live di recap a fine stagione. Che libri, oltre alle biografie, libri un po' più particolari, tipo Basketball Journey di Mamoli e Pettene, mi è piaciuto parecchio. E poi altri libri, c'è un libro che ho lì dietro, solo che non ci arrivo a prenderlo, che tratta di giocatori di basket associati a filosofi o filosofie varie, che è molto carino. One Piece, anche molto bene. Slam Dunk. Però sì, più che alle biografie, io sono più sul generale. Su 90s, per esempio, mi interessa di più perché descrive stagioni NBA, no? Più giocatori. Invece soffermarmi su un giocatore unico, per quanto bella sia la sua storia, vincente e piena di cose da scrivere, non mi attrae. Allora, te ne intendi di A2? No, mi dispiace, mi dispiace 88. Invece secondo te Kemba come lo useranno? Lo tradano prima dell'inizio della stagione. Anche quello di Karim, sì, Standing on the Shoulder of Giants, mi pare si intitoli quello di Karim Abdul-Jabbar, se non sbaglio, poi ne ha scritti più di qualcuno pure lui. Allora, no, non è vero. Ho letto le possibili trade per la pick dei Pistons, quella di OKC, io sarei tentato di accettarla. Ok, Libon, quindi mi hai introdotto al secondo tema di questa pausa pranzo, quindi mettiamo da parte le finali NBA, questa notte, gara 6, e c'è la prediction attiva ancora per diversi minuti, credo, quindi se avete voglia di scommettere i vostri scalabrini ce li avete sopra la chat con la prediction attiva. Allora, Cade Cunningham. Allora, arriviamo al discorso draft, al discorso Cade Cunningham. Come uno dei libri più belli che abbia mai letto è di Datome. Vabbè, grazie per la segnalazione, Emil. Proverò, adesso vediamo. Ho una lista di libri, non credo di riuscire a metterne altri in lista prima di qualche mese, quindi però me lo segno. Chiudiamo il capitolo Cade Cunningham, passiamo al capitolo Utah Jazz. So che adesso appena ho detto Utah Jazz, visto che è una squadra che non si caga nessuno, tipo gli spettatori cadranno. Proprio da quanti siamo? 80, più di 80, sicuro 50. Scendiamo a 50 solo perché ho detto Utah Jazz. Escluso Anamichi, chi era il tuo PG preferito di Slam Dunk? Era Miyagi il tiratore, o era il play? Non mi ricordo. Il tiratore, dai, il tiratore. Finora eri in Reaction Can. Che freddure. Che freddure. Allora, Mitsui. Hisashi Mitsui, bravo. Hisashi Mitsui. Il maledetto Hisashi Mitsui. Liangelo che si allena con gli Hornets, si vede che stanno provando a infilarcelo dentro ovunque. Ciao sindaco. Miyagi era il play, Hisashi Mitsui era il tiratore, è vero. Quello che nella rissa le prende e poi piange con l'allenatore. Vabbè. Allora,
Utah Jazz, perché parliamo di Utah Jazz quando gli Utah Jazz non stanno facendo sostanzialmente un corno? Beh, semplicemente perché forse ci siamo dimenticati un po' tutti che i Jazz sono stati la squadra col miglior record NBA in questa ultima stagione, ma pare che stiano valutando le trade o possibili trade per far uscire Bogdanovic, Joe Ingles e Derrick Favors. Su Boston ci arriviamo, perché dopo volevo parlare di un altro giocatore che secondo me farebbe comodo a Boston, e quindi ci entreremo nel discorso Boston. Sono in uscita Bogdanovic, in uscita. Utah Jazz ha aperto le porte a una possibile cessione di Bojan Bogdanovic, Joe Ingles e Derrick Favors con l'idea di fare uno step up, quindi di prendersi una terza stella. Allora, Gobert è una stella? Sì. Gobert è una stella, è il difensore dell'anno. Gobert è il giocatore che ai playoff ti fa la differenza? No. Probabilmente è una palla al piede nei playoff, ma la musica di John Cena è per il suo ritorno sulle scene. Non seguo più la WWE, mi dispiace. È perché è tornato sulle scene. Vabbè. Però... chi è che potrebbe arrivare a Utah in cambio di Bogdanovic e Joe Ingles e che potrebbe fare uno step up agli Utah Jazz? Io ho scritto un po' di nomi tra quelli che sono in teoria papabili o possibili partenti. E sono Zach LaVine, Pascal Siakam, CJ McCollum, Porzingis l'ho messo perché insomma si sa la situazione a Dallas, e poi ne ho messi due secondo me da monitorare, che sono Domantas Sabonis, perché a Indiana per me vogliono provare a muovere qualcosina, e Julius Randle. Perché dico Julius Randle? Perché ha fatto la stagione della vita in X, ha fatto la stagione della vita in X, è in scadenza, si guadagnerà un signor contratto, e perché alla fine nel ruolo di ala grande lì agli Utah Jazz sono assai scoperti. Randle, che quest'anno ha tirato con oltre il 42% dalla lunga distanza, in una squadra come gli Utah Jazz, che tirano tanto da 3, 1-4 che può mettere canestri in autonomia, ma che può anche tirare da 3 sugli scarichi, potrebbe essere qualcosa che potrebbe fargli fare il salto di qualità. Io non è che abbia... un poeta, sindaco. Il sindaco poeta. Però... in alternativa bisogna andare nel mercato dei free agent, però in quel caso tenete presente che ci sarà Mike Conley in scadenza, che libera 34 milioni di dollari circa, e secondo me verrà rifirmato a Utah per tipo con un biennale da 10-12 milioni, forse un po' di più, 15 to. C'è l'estensione di Donovan Mitchell che parte. E quindi non lo so, Bogdanovic prende 19 mi pare, o 17 o 19, Joe Ingles prende 12-13, quindi comunque so soldi, come direbbe Maccio Capatonda, so soldi. Free agent, che free agent ci sono che potrebbero far comodo a Utah? DeMar DeRozan? Credo di no. Otto Porter potrebbe essere un profilo ideale per gli Utah Jazz, secondo me. Chiaramente non una superstar, ma un ottimo 3&D. Duncan Robinson, tiratore in uscita, comunque in scadenza per i Miami Heat. Uno dei migliori tiratori off the ball, soprattutto nella NBA. E poi ci sarebbe John Collins. Covington non è in scadenza. Ancora un anno di contratto. Ci sarebbe John Collins in uscita da Atlanta, o comunque disponibile da Atlanta. Perché Kawhi sta fermo un anno.
Kawhi sta fermo un anno e non va in free agents, in free agency a Utah. Non sceglie di andare a Utah. Kawhi Leonard. Non ci va a Utah. Dai, su. Due giocatori come Lavine e Porzingis però non downgraderebbero troppo la difesa di Utah, fornendo un qualcuno a cui l'offesa avversaria dovrebbe puntare. Vero? Allora, ho messo per di più giocatori offensivi, nel senso, Zach Lavine, Kristaps Porzingis, CJ McCollum sarebbero tre soluzioni offensive. Per me la pista Pascal Siakam sarebbe bella da percorrere. Io non credo, viste le età, che basti... potrebbero anche bastare Bogdanovic. Bogdanovic e Joe Ingles per Pascal Siakam. Forse sarebbe troppo, visto quello che abbiamo... visto il rendimento di Siakam di quest'anno. Però Siakam potrebbe essere un giocatore che nel sistema di Utah, why not, insomma... Tirare da tre lo può fare, può imparare, può migliorare, giovane sostanzialmente. Quindi atletico, difensore, mai sarà. Se no, appunto Julius Randle o nel mercato dei free agent John Collins, chi lo sa. A Boston vedrei bene Bogdanovic, quello in vendita, l'altro sarebbe un sogno ma non è in vendita. Grazie al K. Siakam mica andava a Golden State, vanno tutti a Golden State, Fred. Cioè tu di un nome... Golden State ci prova, vai, tutto lì. Randle rinnova al massimo, danno via Toppin. Dipende, dipende, perché Randle comunque credo un minimo di mercato lo abbia, molto più di Toppin, e non so se rinnoverà al massimo Randle oppure no, vediamo. Quindi mi stai dicendo Kawhi a Miami? No, sto dicendo che Kawhi a Miami potrebbe essere un'opzione per permettere a Miami di, diciamo, tankare, tra virgolette, un anno. E l'anno prossimo di ripartire con Kawhi Leonard, una scelta alta, e Adebayo e chissà se Butler, perché a quel punto se vuoi tankare Butler non deve giocare, se no non tanchi. I Nets la prossima stagione sperpereranno i soldi come l'anno scorso? Presumo di sì. Perderanno sicuramente Bruce Brown, che è free agent. Secondo me qualcuno che gli offre qualche soldo in più lo trova. Perderanno, non lo so se perderanno, magari Blake Griffin deciderà di rifirmare al minimo per i Nets, chi lo sa. E per il resto basta, diciamo il core rimane quello. Durant, Harden, Irving, purtroppo di Andre Jordan, purtroppo per loro, e come si chiama, Landry Shamet e Joe Harris, poi gli altri, il resto della squadra è tutto da fare. Comunque questa è la situazione Utah Jazz. Io veramente non so cosa potrebbero, cosa potrebbe arrivare in cambio di Bogdanovic e Ingles. Per me i giocatori che a livello di incastro, considerando che secondo me Conley alla fine rifirmerà per Utah meno soldi, o sia Cam o un point four o un Julius Randle. Però sì, insomma, idee così strampalate buttate lì. Drummond non si sa niente di Drummond. La franchigia degli Warriors al minimo ai Nets. Sì, tutti via. Sign and trade Tucker a Utah e Bojan a Milwaukee. No, no, perché Bojan prende 19 milioni a stagione, mi pare, 18-19 milioni a stagione. Tucker ne prende 7 in scadenza e ha 36-37 anni. Impossibile. Ho visto certe fanta trade di Utah dove davano via Mitchell. Ah, lascia perdere. Lascia perdere. Ok. Ci sono novità su Dame. Sì, allora, anticipo il discorso Dame e poi dico anche tutto il resto, perché c'è anche il discorso Lonzo Ball da monitorare. Alcuni giocatori dichiarati come non cedibili, che però secondo me alla fine è un po' tutta pretattica. Comunque la situazione è Lillard. Ciao Albert, Albert 000, benvenuto, grazie per il follow. Adesso arriviamo anche a Lillard. Che ne pensi di questa considerazione? La NBA è una lega composta da atleti magnifici, ma non è la lega, ma non è una lega fisica, ovvero il basket europeo è un basket di contatto fisico molto più che negli Stati Uniti. È quello che ha detto sostanzialmente Bradley Beal, mi pare,
recentemente nelle amichevoli di Team USA che il basket FIBA è molto più fisico. E soprattutto non ci sono i classici fischi per le superstar, di cui si sono tanto lamentati nelle prime due partite con la Nigeria e l'Australia. Quindi ci sta, come considerazione ci sta, ci sta. Allora, situazione Lillard, allora, è venuto fuori tutto il contrario di tutto nelle ultime settimane. Tutto è partito dal fatto che sia stato assunto dopo l'assunzione di Chauncey Billups a head coach. Il buon Damian Lillard si è detto contrariato inizialmente, o almeno qualcuno ha detto che Lillard era contrariato dal fatto che non sapeva che Chauncey Billups fosse andato a processo per stupro verso la fine degli anni 90, mettiamola così. In realtà poi tutto è rientrato, però qualche giorno fa un giornalista, insomma, non ricordo quale testata, Yahoo credo, ciao Jimmy Carly, benvenuto, ha detto sostanzialmente che Lillard a giorni avrebbe chiesto la trade a Portland. C'è stata poi una battaglia di meme di Yusuf Nurkic via Twitter, via Instagram, andate a vedervela, via Twitter mi pare. E Lillard ha poi sostenuto il contrario, dicendo che non è vero, che lui vuole rimanere a Portland a patto che Portland faccia qualcosa di serio e la squadra sia competitiva. Ora, vogliamo un attimo ricordare negli anni scorsi il ruolo di Lillard nella scelta, in alcune scelte dei Portland Trail Blazers. Allora, Lillard ha voluto la conferma di McCallum, ha voluto Carmelo Anthony, quindi la squadra che è stata costruita e che finora non ha reso aveva il beneplacito, aveva l'ok di Damian Lillard. E questa è una cosa abbastanza risaputa. Che poi altre scelte non siano state condivise da Lillard, scelte fatte dalla società, dalla franchigia, lì non ci metto bocca. Fatto sta che allo stato attuale Lillard vuole rimanere a Portland a patto che Portland prenda o faccia una squadra per vincere il titolo. Chi cacchio puoi prendere adesso per vincere il titolo a Portland? Cioè, allora devi dare via McCallum e Nurkic, sicuro, come l'oro. Chi ti può mai arrivare per McCallum e Nurkic? Cioè, oggettivamente, ragazzi, come fa Lillard, cioè come fa Portland a portare a casa una seconda superstar di livello totale, mondiale, tombale per sti due catorci di Nurkic che si fa male ogni tre partite e McCallum che dopo un paio di stagioni giocate dove sembrava uno star adesso si è di nuovo compassato? Cioè, ragazzi, non ce n'è proprio in giro su cui puntare per fare il salto di qualità se rimani a Portland. E alla fine può anche pensare di iniziare la stagione con Portland e vedere come va, ma secondo me, se non adesso in off season, entro la trade deadline Lillard andrà altrove. Quindi questa è la mia impressione. Kevin Love è un giocatore finito, Emil. Cioè, si è ritirato lui da Team USA perché dice che non è in grado di giocare. Cioè, uno che si ritira da Team USA perché ti dice chiaramente non sono in grado di giocare. Che cazzo, non è un giocatore. Cioè, dai. In pratica Lillard ha detto di volersene andare, ma si è parato il culo con i tifosi per la storia della squadra vincente. Possiamo leggerla in tanti modi. Possiamo leggerla in tanti modi, la questione Lillard, sicuramente. Le parole vanno pesate, penso che anche Lillard sappia molto bene che Portland non ha nulla per poter costruire a Portland una squadra adatta a Lillard, o comunque che permetta a Lillard di arrivare al titolo. No, non può. E quindi
se non è già adesso in off-season, sarà entro la trade deadline, la trade Lillard, secondo me arriverà, arriverà. A meno che nel frattempo non diventi scontenta un'altra superstar altrove. E allora si apre un qualche spiraglio per Portland per portarsi a casa qualcuno, ma qualcuno chi? Cioè, oggettivamente, chi porta a Portland? Viene Zion Williamson a Portland? Tipo, Zion Williamson ha detto più volte che, o ha fatto dire al suo entourage che non è felice a New Orleans, che non è felice di come si è stato gestito tutto ai Pelicans. E cosa fai? Ti pigli Zion Williamson con Lillard? Bello, cioè sarebbe suggestivo assai, però cioè, i Pelicans sarebbero da fucilare seduta stante. Secondo me Lillard vuole rimanere, ma sa di non poter convincere nessuno ad andarci, un po' tipo prima LeBron a Cleveland, però ormai Dame sa che è tardi per sperare, verrà ricordato per quello che avrà vinto, cioè niente. Cioè niente. Ricordiamoci però che prima che Adetokounmpo firmasse l'estensione contrattuale con i Bucks, pareva veramente che la squadra più accreditata per andare dove dovesse andare fosse Portland. Quindi Lillard, voce in capitolo, ce l'ha, volendo per attrarre altri giocatori a Portland. Il problema è che non c'è nessuno adesso come adesso in vendita, cioè nessun giocatore rilevante in vendita come poteva essere Harden a inizio stagione. Non lo so, l'unico che mi verrebbe in mente, ecco, è Bradley Beal. L'unico che effettivamente mi verrebbe in mente, che mi verrebbe in mente, che potrebbe un minimo spostare qualche equilibrio, cosa che secondo me non sposta in un contesto come Portland. Ma sai, Bill è un giocatore da 30 di media, è un giocatore, una superstar, e hanno giocato insieme adesso in Team USA, non è da escludere, e non è un incedibile per Washington, cioè lo è, ma diciamo che il nome di Bill è sempre lì che gira. Il problema è che cosa gli dà in cambio? McCallum, Nurkic, devi inserire Covington. McCallum, Covington, Nurkic. Poi bisogna vedere se a livello salariale ci stanno con Washington, un po' di robe. Però effettivamente la situazione Bill, Bradley Bill sarebbe l'unico altro che potrebbe effettivamente andare a prendere il posto in campo di McCallum poi alla fine. È lì da un anno e già fa la fighetta Williamson, sì, ebbene sì, ebbene sì. Adetokounmpo disse che se non avesse rifirmato con i Bucks sarebbe andato a Portland, infatti è quello che ho detto poco fa. L'unico giocatore per far vincere Dame potrebbe essere Shaq 99-2000, facile. Tra l'altro avete visto che si è messo a stecchetto Shaq, è dimagrito un casino, è un fisico pazzesco. Avete visto la nuova dieta di Shaquille O'Neal? Cioè è pazzesco. Franz, un pensiero sulla situazione Pacers. Con Carlisle e le vari asset si potrebbe puntare a una superstar, a mio parere. Sì, però volevo prima tornare su altri discorsi, quindi diciamo archiviamo anche il discorso Lillard. Passiamo a un paio di giocatori di cui le rispettive franchigie hanno detto essere incedibili, che secondo me però sono possibili pedine di scambio. Parlo di James Wiseman per i Golden State Warriors, l'ho già detto prima, perché no, i Warriors, abbiamo detto più volte, non hanno tempo di far crescere i giovani. Steph ha 33 anni, Klay 31, Draymond Green 31, o è pronto da subito Wiseman, ma i Warriors devono vincere subito. L'altro nome è Kristaps Porzingis, l'abbiamo fatto, è stato confermato da Dallas, in particolar modo da Kidd, che ha detto che Porzingis è il giocatore ideale da affiancare a Luka Doncic. La realtà è che pare non si sopportino più di tanto, e sicuramente se devi cedere uno dei due, credo insomma sia abbastanza scritto chi debba essere ceduto. Il terzo nome che vi faccio è quello di Jeremy Grant. Perché Jeremy Grant? Perché recentemente appunto i Pistons hanno detto che puntano su Jeremy Grant. La realtà dei fatti è che Jeremy Grant è un giocatore che farebbe comodissimo a tante squadre, tipo Utah Jazz, tipo Phoenix Suns,
tipo, Boston Celtics, cioè è un tipo di giocatore alla piccola, tendente all'ala grande, difensivo, braccia lunghe, buon attaccante, buon difensore. E prende meno di 20 milioni a stagione, perché il contratto che ha firmato mi pare sia sui 19, probabilmente a salire, adesso non ricordo, però ha un contratto anche molto appetibile. È giovane, tutto sommato, quindi Jeremy Grant, attenzione, non è detto che Detroit lo tradi, ma in un'ottica di rebuilding in cui prendi Kate Cunningham, se vuoi cederlo, prenderti altre scelte, anche future, per proprio costruire un core giovane da far crescere, potrebbe essere una discreta pedina di scambio. Jeremy a Golden State per Wiggins, credo sia troppo... Wiggins prende 30, Grant 20, se... non è sufficiente Wiggins, quindi se ci mettono dentro Wiggins e una scelta, la 7 o la 14 quest'anno, non entrambe, ma una delle due, può anche darsi. Il fatto è che da un punto di vista di Golden State puoi far di più, cioè puoi arrivare a prendere di più con Wiggins e le due scelte Wiseman, quindi sarebbe tirata come trade. Grant dalla grande ai Pistons ha fatto una grande stagione, vero, anche dalla grande a Denver, nella bolla ha fatto una grande post season, perché giocava 4 nella bolla. Prime Bill o Prime Wall? Wall tutta la vita, ragazzi. Wall. Alla fine della fiera, Detroit è in rebuilding dal 2006. Siamo lì. In realtà, quando ha preso Griffin e aveva già Drummond, in teoria non... E aveva preso anche Reggie Jackson, voglio dire, non era proprio in rebuilding. Cioè, aveva preso dei giocatori per provare ad arrivare ai playoff ad est, credo ci sia arrivato a un anno solo. Troppo poco per Grant, sì, ma troppo poco anche lato Golden State, cioè possono ambire a di più. Aspetta, nel 2016 hanno fatto i playoff, sì, infatti Detroit ha fatto i playoff un anno, è uscita al primo turno malamente, però quantomeno c'è arrivata. Vedrai molto bene Simmons a Golden State, in quell'ambiente basta che difendi e porti i blocchi, il resto lo fanno quei tre. Bisogna vedere anche con le spaziature, perché sì, è vero, basta che faccia blocchi, che conduca alla transizione, dopo però devi tenerti in campo offensivamente Draymond Green e Ben Simmons, che non tirano, e quindi se Ben Simmons ha la palla in punta, puoi permetterti di mandare due giocatori a seguire in blocco Steph, cioè, banalmente, tanto Ben Simmons non tira. Vabbè, adesso estremizzo, però sarebbe un problema per le spaziature offensive e soprattutto per l'adeguamento e le difese su Steph e Clay. Allora, quindi questi sono i tre nomi. C'è poi la questione Lonzo Ball. Lonzo Ball è nel mirino di parecchie squadre. Vi chiedo, così a bruciapelo. Ciao in the zone. Zepes, il tacon del sbrego. Chi te l'ha insegnata questa? Chi te l'ha insegnata questa? È un detto calabrese. Che cazzo te l'ha insegnata? Allora, Lonzo Ball, ragazzi. Vi do 5 soluzioni a sondaggio. Votate quella secondo voi migliore. Knicks. Ok. Vado di sondaggio, 5 minuti, vai. C'è un sondaggio attivo. Perché parliamo un secondo di Lonzo Ball. Allora, più o meno ufficiale il fatto che i Lakers stiano testando il terreno per provare a riportare Lonzo Ball a Los Angeles. E, è un giocatore che è cresciuto molto, un ottimo difensore, un molto buono tiratore sta venendo su. Un ottimo giocatore da transizione, il suo tallone d'Achille è ancora un po' troppo spesso la concentrazione, la testa, diciamo. Quindi non, a volte fa degli errori che veramente sembra un pirlone, e a volte fa delle giocate clamorose.
Non credo vada dal fratellino Charlotte, anche se la Varbol sta provando a spingere perché ciò accada insieme anche a LiAngelo, ma questo è un altro discorso. Per lui, secondo me, i Bulls sarebbero la squadra migliore. Vabbè, Silent ovviamente Knicks perché è tifoso. Allora, ai Bulls facciamo un po' guardiamo un po' intorno la situazione, qual è? Allora, Lonzo Ball ha detto di volere un contratto di almeno 20 milioni a stagione. Il che per me, per un giocatore di quel tipo, tutto sommato ci può anche stare. Ci può anche stare, ok? A me piace molto Lonzo Ball, così mi espongo. Cioè, io se avessi lo spazio e mi servisse quel tipo di giocatore, li spenderei molto più per Lonzo che per Schröder, che vuole 100 milioni in 4 anni. Ok, siamo capiti. Le squadre di cui si sente parlare sono Lakers, che hanno espresso interesse nel riportare Lonzo Ball a Los Angeles. Sarebbe un bel colpo, ma abbiamo visto che mentalmente in una piazza come Los Angeles, sponda Lakers, è vero che era rookie, è vero tutte le attenuanti del caso, ma ha fatto molta fatica, cioè dava l'impressione di subire molto la pressione dell'ambiente. Clippers, si parla sempre di Los Angeles, meno pressione sicuramente rispetto ad avere la maglia giallo-viola addosso, ma è un giocatore che servirebbe, anche perché è vero che hanno Rondo un altro anno, però perderanno probabilmente Reggie Jackson, che è stato il secondo violino negli ultimi playoff, che veniva a un soldo di cacio e che probabilmente troverà qualche squadra che gli dà qualche soldo in più. Spazio salariale dei Clippers dipende molto dalla scelta di Kawhi Leonard, perché se esercita l'opzione, Kawhi impegna per quasi 40 milioni di dollari i Clippers senza poter schierare un giocatore. Se Kawhi va in free agency o non esercita la player option, i Clippers avrebbero un bel po' di spazio salariale da utilizzare. Quindi, Lakers Clippers abbiamo parlato, Pelicans per me. Il core di quella squadra doveva essere Lonzo Ball e Zion Williamson. Avrei messo piuttosto sul piatto Brandon Ingram. Ovviamente le scelte di Adams e Bledsoe le abbiamo criticate tutti a sufficienza, però ai Pelicans io sinceramente in coppia con Zion Williamson in una squadra che corre, insomma, non l'avrei visto male. Ci sono poi i Knicks e Bulls. Allora, ai Knicks andrebbe da Thibodeau, allenatore difensivo, che però nel ruolo di point guard ha sempre voluto attaccanti. E quest'anno ne ha avuti due, Derrick Rose e Immanuel Quickley, che erano due attaccanti ottimi per il tipo di gioco che vuole Thibodeau. Lonzo è meno attaccante palla in mano, e quindi secondo me non è adattissimo al gioco di Thibodeau, sebbene sia un buon difensore. Ai Bulls per me sarebbe suggestivo, perché? Perché andrebbe in una franchigia est con Lavin, con Vucevic. Kobe White a questo punto probabilmente verrà spedito altrove ed è un giocatore che ha mercato. Perdono Markkanen. Lavin recentemente prima ha detto che andrà free agent l'anno prossimo e poi ha detto che vorrà restare comunque coi Bulls. Anche in quel caso Lavin è in scadenza alla fine della prossima stagione e bisogna capire anche lì cosa succederà? Secondo voi Lakers, quindi dal sondaggio è venuto fuori Lakers. Ci stanno tutte. Lonzo Ball è un giocatore che a me piace, ribadisco molto. Ecco, questa è un'altra ipotesi, cioè se i Suns dovessero perdere Chris Paul a scadenza contratto, Lonzo Ball potrebbe essere un ottimo sostituto. Meno leader. Però si spera che Devin Booker sia cresciuto da quel punto di vista. Sicuramente meno leader, sicuramente meno trascinatore, deve farsi trascinare Lonzo Ball, però da un punto di vista tecnico è un giocatore che potrebbe starci.
Siamo sicuri che Vucevic rimanga ai Bulls dopo quello che è successo da quando è arrivato alla deadline? Sì. Almeno anche i Bulls inizieranno la stagione. È un po' lo stesso discorso che vale per Lillard, secondo me. Anche i Bulls inizieranno la stagione con la coppia Lavin Vucevic e in corso d'opera capiranno se può funzionare o meno. Quindi può essere che in trade deadline sia Vucevic che Lavin verranno tradati, un po' disfando il roster, un po' come hanno fatto gli Orlando Magic quest'anno in trade deadline. Quindi è tutto lì da vedere. Però per me, vi dico la verità, io ho l'impressione che quest'anno in free agency, in off season, movimenti, cioè ci siano tante voci, ma in realtà poche possibilità di mettere in piedi movimenti concreti. E staremo a vedere. Sì, la merdaccia, sì, senza dubbio. C'è anche Spencer Dinwiddie libero, che è un altro nome papabile per i Lakers. Per me è molto più Dinwiddie di Lonzo Ball, perché Dinwiddie è anche uno presentissimo mentalmente, che ha una paura di niente, che ti può mettere 20 punti a partita, buon playmaker. Dinwiddie, occhio a dove va a finire Dinwiddie, perché può veramente dare una marcia in più ovunque vada. Ovviamente se sta bene, ma credo stia bene. Io spero Memphis faccia qualche buona mossa, quel numero 12 si merita molto di più. Il problema di Memphis è che è Memphis. Possono essere una squadra interessante. E seconda cosa, i Pelicans hanno fatto la follia di prendere Adams. Ok, siamo d'accordo. Siamo d'accordo. Io ti dico, dipenderà molto da Cade Cunningham. Io sono convinto che, ad esempio, Killian Hayes playmaker, Cade Cunningham porterà palla. Il ruolo di Killian Hayes dovesse arrivare Cade Cunningham, non so quale potrebbe essere. Per me Hayes potrebbe essere uno di quelli che viene impacchettato e mandato via per prendere qualcos'altro, per esempio. Su Stewart ti ho detto la mia, è molto fisico, molto atletico, mi sembra il primo di Andre Jordan. In questa NBA del 2021 bisogna capire come usarlo. Sadiq Bey ha giocato una grande stagione, senza dubbio. Potrebbe diventare, un Buddy Hield. Un Buddy Hield, non un fenomeno, ma un giocatore concreto, buon tiratore e che può mettere punti a referto. Jeremy Grant ha iniziato benissimo la stagione, poi si è un po' sciolto e monitoriamo la sua situazione. In caso succedesse ciò da te prospettato per i Bulls, abbiamo capito che per tankare una squadra deve prendere Vucevic per poi cederlo e smantellare. Esatto. Vucevic ai Clippers. Ecco, Vucevic ai Clippers. Sarebbe male Vucevic ai Clippers. Così, ho sparata senza pensarci. Vucevic ai Clippers. Yeah. Io Lonzo ce lo vedrei bene a Toronto, nel caso in cui Lowry dovesse partire a zero. La leadership della squadra si sta pian piano spostando verso Fred Van Vliet. Il Lonzo avrebbe uno spazio per poter sistemare anche i vari problemi di testa senza troppe pressioni. Tra l'altro Toronto potrebbe non essere Toronto nemmeno l'anno prossimo, potrebbe rimanere a Tampa Bay, che è tutto da capire anche lì cosa succederà. Secondo me invece Toronto prende al draft Jalen Suggs alla 4 e non gli serve un altro playmaker, secondo me. Sì, manda pera, figurati, dai, non devi scusarti, non devi scusarti. Secondo me, come detto, Toronto alla 4 prende Jalen Suggs, che è dei primi 5 è quello che secondo me è più pronto da subito per l'NBA. Abbiamo visto fare grandi cose al torneo NCAA con una maturità allucinante, e ai Raptors serve un playmaker, perché Lowry per me va... Si parla di un biennale per Lowry da 50 milioni addirittura, quindi 25 milioni a stagione. Si parla. E quindi se si parla di queste cifre, difficile vederlo a Philadelphia, a meno che Ben Simmons non vada via per in una piazza, diciamo, per risparmiare soldi. Però Irro dove andrà? In cueo. Irro, dove andrà? Non lo so, via da Miami, a meno che Miami non voglia tankare.
e allora lo fa giocare. Ecco. Franzi, dispiace cliccare qui e andare al minuto 6:17. Oddio, ok. Vado così alla cieca sul video che mi ha girato Emil. Vediamo. Cos'è? Vlog, il primo giorno di free agency, botti da Orbi. Ma cos'è? Un mio video? Ma basta con queste robe. Non sono io quello. Non sono io quello. Lo so che ogni tanto mi riprendi nel video in cui dico: ah, i Pelicans hanno preso Adams. Beh, vabbè, vediamo. Però oggettivamente, oggettivamente. DeRozan dove lo vedresti bene? DeRozan dove lo vedrai bene? DeRozan a Memphis. Tac. Vi sorprendo. DeRozan a Memphis. Così. Dal nulla. Dal nulla. DeRozan, ragazzi, ha giocato, secondo me, la stagione più la miglior stagione della sua carriera, con cifre magari più basse a livello di punti per partita, tanti assist, molto concreto, soprattutto nel clutch time. Però così, siccome stavo pensando a Memphis, chi cazzo può andarci, non ci va nessuno, non sceglierà nessuno Memphis, DeRozan, così. Hai Ja Morant, DeRozan, Dillon Brooks, JJJ e Valanciunas. Boh. Potrebbe essere... Perché tanto, ragazzi, le grandi piazze, New York in particolar modo... Cioè, secondo me New York punta a qualcosa di meglio di DeRozan. Ecco. Beijing Ducks, 3 anni a 15 milioni, va bene. Brandon Clark, sì, dopo tutti gli altri, insomma. Slomo. Ma così, dal nulla un DeRozan a Memphis. Dicevo di DeRozan. DeRozan ha giocato la miglior stagione, secondo me, della sua carriera come concretezza e tipo di gioco. Ha iniziato a tirare da tre, ha avuto stagioni anche in passato in cui tirava da tre. Comunque ha allargato la pericolosità del suo tiro. A livello offensivo è un attaccante di primissimo livello. Però, insomma, è un giocatore che ti può portare fino a un certo punto. Dopodiché ha evidenti limiti. Però, sai, a Memphis, in una piazza piccola, senza grandi pretese, magari gli danno anche bei soldi, potrebbe... DeRozan potrebbe puntare all'ultimo contratto molto remunerativo della sua carriera. Alla fine potrebbe anche dire, boh, vado a Memphis, sai, mi piace Elvis, che ne so. JJ giocherà oppure sceglierà 5 minuti prima della partita come quest'anno. Che cosa? JJ Redick? Jaren Jackson Jr.? No, giocherà. Saranno al gran completo i Memphis Grizzlies l'anno prossimo. DeRozan ai Knicks come lo vedresti? Secondo me può... i Knicks puntano a qualcosa di diverso. Chris Paul. Chris Paul, Kawhi, Bill. Gente così. Ai Knicks e Barrett non avrebbe senso DeRozan. JJ Barea. JJ Barea. Va bene. Allora, ragazzi, direi che abbiamo esaurito grosso modo gli argomenti. Parliamo un secondo di un'ultima cosa. Dopo il problema Covid di LaVine, questo team USA arriva da meno schiacci e sassi. No, allora LaVine è rimasto a casa precauzionalmente, ma se non dovesse essere positivo parte per Tokyo anche lui. Finché non vengono fermati Durant in primis, Lillard e Tatum, io non credo che Team USA abbia problemi. Richard Jefferson, no, ok. No, volevo vedere questa roba con voi. Allora, c'è un podcast che fanno Mamoli, Pettene e Dario Vismara.
in cui hanno messo nero su bianco quelle che sono i momenti memorabili per il LOL del decennio. Non so, stavo pensando se si erano dimenticati di qualcosa, ma effettivamente poi leggendo alcuni di questi mi è venuto un po' da sorridere. Vabbè, J.R. Smith che si dimentica il punteggio in gara 1 del 2018, ok. Non ti so dire, Giordano, non ti so dire. Non credo siano originali su Amazon, penso siano repliche. Dipende, guarda il prezzo. O leggi in descrizione, dovrebbe esserci scritto. Nick Young che si gira prima del canestro e non segna. Blake Griffin che uccide Mozgov, Perkins e Gallo. Vabbè, queste sono giocate di atletismo puro. James Harden che rimane a guardare Wesley Johnson dopo averlo fatto cadere nel crossover famoso. Ja Morant che prova a schiacciare sopra Kevin Love, vabbè. La foto di Wade a braccia larghe mentre LeBron schiaccia. Lance Stevenson qualsiasi cosa, se proprio una lui che soffia nell'orecchio di LeBron. Manu Ginobili e il pipistrello, ragazzi. Ricordi incredibili, il balletto di Shaq e LeBron all'All-Star Game. Bold Don't Lie. Rashid. Giannis che tira una pallonata in faccia a Harden. Ve la ricordate che bomba che gli ha tirato? La guerra delle emoji per DeAndre Jordan, per convincerlo a rimanere ai Clippers. Il tunnel segreto dello Staples Center per menare Austin Rivers. Questa ve la ricordate, ragazzi. Con Austin Rivers che durante la partita aveva applaudito ironicamente al padre che è stato espulso. E poi a fine partita i Clippers di allora che sono andati nel passaggio segreto dello Staples e si sono presentati fuori dallo spogliatoio degli avversari. I burner account costati il posto a Brian Colangelo, i burner account di Kevin Durant. Klay Thompson intervistato a New York sulle impalcature che intralciavano i marciapiedi. Questa me la son persa, ragazzi. Cioè, evidentemente non l'avevano riconosciuto e gli hanno fatto una domanda come se incontri la signorotta per strada. Lapo Elkan contro i Toronto, cioè nella partita con i Raptors. We're talking about practice, quindi Allen Iverson, e Paul Pierce in sedia a rotelle perché si è cagato addosso. Quest'ultima è poesia pura e direi di chiudere la live con Paul Pierce che si caga addosso.